casa scacazzata, fatto. Spesa, fatto. Devo mettere a posto la mega spesa, ma prima di tutto i surgelati. Non ho comprato tantissimi surgelati stamattina. Ah, buongiorno. Tralasciando il fatto che la mia casa è super in disordine, adesso vi spiego. Tra i surgelati ho preso polpettine d'astice. Mai provate? Anzi, se qualcuna di voi già l'ha provate, scrivetemi sotto in community come sono. Compro sempre queste sfiziosità quando una non c'ha proprio, tipo, che ne so, si fa tardi. E poi sapete che io compro sempre la dose di mie verdure surgelate, perché ce le devo sempre avere. Perché in realtà, sono sincera, le verdure me le compra sempre mamma, perché ne compra tante e poi quando torna a casa le pulisce e le cuoce già per me e per lei. Sì, sulle verdure sono un po' vissiatina e quindi me le porta sempre fatte. Molto spesso è la cicorietta e gli spinaci, no, gli spinaci, scusate, la bietolina, perché sono delle cose che io riesco a mangiare con tranquillità. Più la bietolina che la cicoria, non la posso mangiare più di tanto. E comunque io ho preso adesso surgelato sempre spinaci, perché è una cosa che mangiamo tantissimo, e la bietolina appunto. Broccoli no, perché comunque ce ne sono ancora un po' e me li tengo sempre per le emergenze. Vi faccio vedere, facciamo così, oggi facciamo una specie di mega spesone, una sorta di vlog nello svuota la spesa. Allora, che non mi va proprio di fare lo svuota la spesa. Stavo dicendo, c'è una casa che fa pietà e misericordia perché, come sapete, abbiamo scoperto di avere un topolino dentro casa. Abbiamo passato una settimana, ragazzi, infernale, ve la voglio fare breve prima di farvi vedere la spesa. Infernale perché molto probabilmente, e dico molto probabilmente, questo topolino entrava e usciva già da forse un paio di mesi. Ragazzi, ve la faccio brevissima, sto dopo entrava, non toccava niente, l'ho fatto, pure dove era pulito io ho liberato tutto quello che c'era da sotto i mobili. Mi sono lavata tutto il lavastoviglie, perché secondo me lavarli a mano non era come lavarli il lavastoviglie a 70 gradi. Mi sono fatta quel giorno, boh, forse dalle 6 alle 7 lavastoviglie, il giorno dopo ho continuato, quindi avevo tutti i piatti, qui non ho lavato niente a mano, raga. Poi per disinfettare, vabbè, mi sono storpiata con l'acqua bollente per pulire i disinfettanti, mi sono intossicata di tutto e di più. Alla ricerca di sto topo, raga, praticamente sto topo infame, mi viene da dire topo infame, ma chi mi segue su Instagram sa bene tutto il riscontro. Vedete questa colonna? Praticamente noi ci avevamo qua dietro, adesso qua tutto chiuso perché c'è ancora la trappola, dove vedete quella placca lì, era aperto e c'erano i fili della corrente, i corrugati che dovevamo ancora chiudere. Praticamente lui saliva da quella colonna, entrava indisturbato, si faceva tutto il giro, abbiamo pensato forse entrava in ricognizione, non lo so, e poi la mattina tranquillo se ne riandava. Al che abbiamo detto, l'unico buco da dove può entrare è quello, chiudiamo, mettiamo le placche, tutto quanto. La sera mio marito dice, ho cominciato a sentire un rumorino, ma dice tanto non entra. La mattina troviamo tutta la plastica smangiucchiata, un buco minuscolo così, dico ma da dove cacchio è passato sto topo. Era riuscito ad entrare, quindi che facciamo? Cementiamo tutto intorno, richiudiamo la placca. Il sabato io ho fatto le tre con mio figlio perché ero troppo curiosa di sapere da dove passasse sto topo. Sto topo alle 11:30 è risalito. Praticamente ha iniziato a rosicchiare da mezzanotte meno un quarto, il cemento, addirittura c'è un video dove si vedono i denti che escono fuori, e alle 3 ho detto io non ce la faccio più, questo ancora rosicchiava facendo pause di mezz'ora, raga. La mattina mi sveglio alle 5 e Lillo mi fa, guarda che è entrato il topo, perché ho aperto il cassetto, stava là dentro. Dico, oddio, ma com'è possibile, ma da dove è entrato, raga, vi giuro, un buco minuscolo. Diciamo, questo è entrato, mo speriamo che riesce da solo. Quindi io la domenica, sono stata tutta la domenica, era già passata una settimana, col topo dentro casa, perché praticamente sto topo non era uscito, era stato in casa, ma io non lo sapevo perché lo cercavo sotto al battiscopo e sto topo non c'era, dico probabilmente sarà andato via. La notte mettiamo le telecamere, e c'ho la telecamera, ve l'ho fatta vedere, no? Quella che mettendo la telecamera la mattina mi accorgo che la trappola era chiusa. Poi avevo messo pane e Nutella, avevo messo, vi dico la verità, una tavoletta con la colla che non era tossica, non era velenosa, però se ci fosse andato probabilmente sarebbe morto lo stesso, e noi avevamo fatto di tutto per non ammazzarlo sto topo, però eravamo disperati perché dico alla fine
salvantopo mi viene la leptospirosi a me, a ragazzino, al cane, moriamo tutti per salvantopetto, quindi dico se è possibile ovviamente si salva. Proprio ho messo una tavoletta di colla lì col pane Nutella, una qua dietro perché dico almeno ci rimane attaccato, e poi sotto avevamo messo una trappola. Abbiamo messo sta trappola, fatalità, sto topetto stava ancora dentro casa, è entrato nella trappola che lì lo aveva modificato, ve l'avevo detto perché era troppo leggera, e l'abbiamo imprigionato, quindi per fortuna. E poi il pomeriggio siamo riusciti ad andare a un prato molto lontano da casa, tanto che tutta campagna, a liberarlo, quindi sperando che insomma non abbia fatto a fine del sorcio, come si dice, perché comunque è pieno dei gatti da noi. Però noi l'abbiamo liberato e sono contenta che non l'abbiamo dovuto uccidere praticamente. Però è stata una settimana tosta e praticamente c'ho ancora la casa che c'è un bordello, raga, perché comunque diciamo che tra oggi e lunedì, praticamente ieri abbiamo fatto tutto questo dopo, quindi insomma. Vabbè, poi ieri Stefano ha voluto fare l'albero, io mi sto dedicando alla produzione dei gnomi norvegesi che mi avete chiesto un tutorial che giuro che vi faccio. Comunque, vabbè, insomma, aggiornamento dopo questo, il topetto è stato salvato, siamo tutti felici e contenti. Per quanto riguarda la spesa, le uova, pomodorini, Sunrise Crunchy, sempre per la colazione di Stefano. Ve lo ricordo, non è che mangia sempre queste cose, lui mangia le fette biscottate, un pezzo di pane, pane col miele, però dipende, a volte c'ha voglia di una schifezzina. Insalata, ciabatta per fare la frisella. Queste sono molto buone delle Eurospin, se non le avete mai provate, provatele. Due pacchi di fette biscottate per papà, che ogni volta che vado alle Eurospin gliele prendo perché gli piacciono. Non me l'aveva chieste, ma mamma era tanto che le compravo, quindi sicuro gli servivano. Pizzette per quando ci prende la voglia. Kiwi, che io non posso mangiare. Ma adesso ho preso delle ciabattine per poter fare un panino col crudo a Stefano quando esce da scuola. Questi biscotti che a me fanno impazzire. E i crackers al pomodoro. Poi qui ho due regaletti che non vi posso far vedere perché se vedono il video poi lo vedono. So già i regaletti per Natale per Ginny e per Martina Stella. Cercavo delle ciotoline per far mangiare Pippi perché sapete che io uso sempre la ciotolina usa e getta perché non c'ho proprio, cioè non mi fa proprio schifo lavarla. E quindi non l'ho trovata, ho preso questi, vabbè, sono un po' troppo grandi perché io mi regolo con la quantità in base alla grandezza della ciotola. Scalogno, chiavi da macchina. Poi questi qua sono i tartufi. Ho preso un po' di schifezze perché mi sto organizzando il calendario dell'avvento di Stefano, che non l'ho finito perché mi mancavano ancora 12 caselle da chiudere. Che chi mi segue su Instagram sa che ho provato a farlo io. Cioè, è uno schifo, però vabbè, il prossimo anno andrà meglio. Wurstel, perché ogni tanto a Stefano gli prende la voglia di hot dog, e io sapete prendo solo quelli di maiale perché ho letto tutto uno speciale sui Wuster che vi ho detto un sacco d'anni fa ma magari non mi seguivate, che sconsigliano vivamente di prendere gli Wuster di pollo e di tacchino perché sono quelli con più scarti in assoluto e sono quelli che sono meno sani, e quindi se proprio avete voglia di un Wuster consigliano il suino 100% perché non sono separati meccanicamente, insomma sono più sani. E consigliano sempre di prendere marche straniere per quanto riguarda la qualità dei wurstel. E mio marito, che ha lavorato in una fabbrica di wurstel, gli hanno detto esattamente la stessa cosa. Se proprio non trovate proprio marche straniere, tipo che ne so, che magari non andate alla Lidl o questi qua, i vuoi sono una delle marche, diciamo, commerciali abbastanza sicure. Ho visto proprio tutto uno speciale, pur non essendo grandi consumatori di wurstel. Carta da forno perché se la mangiamo, noce moscata perché quando ci serve non ce l'abbiamo mai. Boh, una quantità di buste per secco, per l'umido, va differenziata, per indifferenziata, per vabbè, di tutto e di più. Ho comprato ciccia, questi però li congelo perché quando viene Lillo ce l'ho. Un po' di macinato perché voglio fare una ricetta dell'app. Il fegato perché io ci vado matta tra l'altro, quindi ottimo. Punto altre buste, pure questi, le sovraccosce da mischiare alle cosce del pollo. Oggi ho comprato gli affettati, non li compro mai, il crudo sì perché volevo fare panino a Stefano, però l'ho comprati perché in questo periodo abbiamo sempre tantissimo da fare e a volte avere un affettato te salva un po'. Noi non siamo proprio, mia madre non l'ha mai comprati gli affettati, c'è gente che tutti i giorni si compra l'affettato fresco ovviamente, noi non l'abbiamo mai fatta sta cosa, però adesso, oggi l'ho visto e dico fammeli comprare perché ogni tanto ci può essere utile, insomma. Salmone sempre per le mie ricette da chetogenica, che ovviamente non faccio per perdere peso, ovviamente sarei ridicola, ve l'ho detto. Io lo faccio perché non riesco a mangiare tante proteine,
Invece con questa, che comunque mi dice pure come cucinarle in modo sfizioso, riesco insomma a gustarmele un po' di più. Questo sgrassatore della Dexel alla lavanda che l'ho preso non dandogli mezza lira, invece è wow, cioè soprattutto quando devo sgrassare la cappa, una bomba. Anche qui schifezze da mettere dentro al calendario dell'avvento. Un pacco gigante, grande, d'ondina, de tonno. Lo so, raga, questi sono i miei. L'imitazione degli After Eight, potrei morire qua, io le adoro. Un po' d'olio per cucinare. Sapone, prosciutto cotto a dadini per Fibi, la pasta sfoglia perché spesso faccio epissette, niente, deve piove, infatti c'è il cielo a pecorelle. Pasta sfoglia, sempre per fare epissette, maionese, mirtilli freschi per Stefano, salsa barbecue delle Aerospine, ne ho prese due perché ne mangio pochissima, ma quella dell'Aerospin è la migliore salsa barbecue in assoluto. Non c'è Heinz, non c'è niente di niente, questa è top. Pesto senza aglio perché Stefano ogni tanto mi chiede la pasta col pesto e non ho trovato il basilico fresco. Cioccolato fondente per Lilo, questo è Repubblica Dominicana, questo extra fondente normale. Che tra l'altro ogni tanto un pezzetto la mangio anch'io perché dice di avere un forte contenuto di ferro, più della carne. Quindi ogni tanto un pezzetto lo mangio. La barbecue, il pezzetto di parmigiano, quando vado lo compro sempre. Cachimela, la frutta invernale comunque a me non mi fa impazzire. E i popcorn per quando guardiamo film su Netflix, per Stefano, perché ovviamente quelli non li posso mangiare. E basta ragazzi, questa è stata la mia spesa. Niente di che, insomma. Allora adesso me la metto a posto e poi me vado a soffiare il naso, raga, perché da stamattina che fa un po' più freddo è un sali scendi continuo. Bene. Fibi sta vomitando a rotta di collo, meno male che ancora non ho pulito. Praticamente è un periodo che dà di stomaco l'acqua. Quando beve, parte che beve molto di fretta. La beve e fa tipo e butta fuori tutta l'acqua. A volte c'è la schiuma, ma io ho visto che potrebbero essere pure cose un po' più gravi. Il cane c'ha pure 14 anni, è capitato già altre volte. È nella normalità, solo che me lo sta facendo. Ma stai tremando? Oddio. Eppure lei mangia, non è che sta male. Pipì, poi mi va a vomitare. Oh, schifo, aspettate. Allora, vi faccio vedere, ve l'ho fatto vedere su Instagram, la mia prova del calendario dell'avvento fatto ad alberello con i rotoli della carta igienica. Io avevo seguito un tutorial e mi ero messa anche qui a rifare il tutorial per farvi vedere come si faceva, ma ho avuto tantissime difficoltà perché il tutorial che ho seguito era fatto malissimo, cioè nella realizzazione, no, tu hai se, ti segui il tutorial e dici facilissimo, lo faccio. Poi in realtà quando lo vai a fare delle cose che erano state dette del tutorial erano impossibili da effettuare, cosa che secondo me poi alla fine quella che ha fatto il tutorial l'ha tappezzato in altri modi. E quindi non ve l'ho più fatto, l'ho lasciato così, adesso vabbè me lo finisco, ormai l'ho fatto, ma era più perché volevo mettergli a Stefano i suoi cioccolatini preferiti. In realtà è nato perché ho detto voglio fargli un calendario che non sia solo cioccolatini, perché comunque non è che mi piaceva tanto l'idea che se mangiasse un cioccolatino al giorno per 25 giorni, cioè comunque questa sta bene un'altra volta, meno male che ancora non la vado. E comunque nel calendario ci stanno pure cioccolatini un po' grandi, quindi non mi piaceva tanto. Dico, gli faccio un calendario con, che ne so, in alcuni il cioccolatino, in alcuni tipo, che ne so, una cacchiata d'arcinese, una matita, una gomma, qualcosa così. Poi ho detto, comunque pure che vai a spendere in euro a giocattolino, vai un po' sotto accuso, come si dice a Roma. E poi ho detto comunque poi si riempie dei de ninnoli che effettivamente sono spreco. Poi siamo andati alla Lidl, dice oddio mamma il calendario dell'avvento, non vedo l'ora di mangiarmi tutti quei cioccolatini. Allora ho detto vabbè, questo c'ha voglia dei cioccolatini, glielo faccio con i cioccolatini, però a questo punto gli compro quelli che a lui piacciono, quindi dovevo andare a raccattare ancora un po' dei cioccolatini. Adesso finisco di riempire quello e vi faccio vedere, chi mi segue su Instagram l'ha già visto, quindi non è che sia uno scoppone, il mio allestimento di Natale. Non è ancora come dico io, però quest'anno il Grinch mi ha abbandonato, non so per quale motivo. Comunque vi faccio vedere. L'albero non è proprio perfetto, tra l'altro qui c'ho ancora
gli scatoloni, perché ovviamente voi sapete che quando io faccio l'albero di Natale lo scatolone mi rimane circa un mese nell'altra casa. In questa non lo so, quando lui lo tornerà da Torino, la prima cosa che gli dirò è di portarmi giù questa roba. Comunque vi mostro, ovviamente adesso è tutto spento, però vi faccio vedere un attimo l'angolino che ho creato, molto carino secondo me. Ta-dam! Considerate che l'albero mi ha aiutato Stefano a farlo, quindi non è proprio pienissimo, però siccome non c'ho mai troppa voglia di riempire l'albero, perché poi lo devo anche smontare, ho detto vabbè, quest'anno amami, compro dei trolls giganti, dei gnomi giganti, in modo che comunque mettendo sta roba grossa si camuffa l'albero che è una mezza merda. E infatti così è, guardate che bello, che spettacolo. Questo telo me l'avete chiesto in tantissimi, vi ha fatto sognare, perché comunque dà proprio un senso favoloso. Ma non so quando veramente lì ci andrà il mobile. Vabbè, metterò un po' più avanti qualcosa, mi invento, però sono molto molto fiera dell'albero, perché in realtà, aspettate che qui c'è Benedetta, sono molto molto fiera dell'albero. Questi grandi che si alzano e si abbassano l'ho presi al Mauris e l'ho trovati tipo a 7,90 euro, infatti ne ho presi due, uno l'ho tenuto alto alto così e l'altro l'ho tenuto un po' più basso. Questo anche l'ho preso al Mauris e veniva a 9 euro. E invece le mie Instagrammine lo sanno, tutti questi gnometti che vedete qui sotto li ho realizzati io, quindi vi farò anche un tutorial se ci riesco. E sono tra l'altro molto molto fiera di me, non ci sono tutti perché due li ho regalati a mamma. E questi diciamo che sono un po' più fiera perché sono tipo gli ultimi e quindi sono un po' più grandi, un pochino più rifiniti e sono bellissimi. E poi qui abbiamo Rudolph. Questa l'ho pagata 34 euro, no, 39 euro, però è troppo bella, raga. E poi questo telo meraviglioso, questo è 3 metri per 3, perché se vi ricordate io avevo preso tramite Banggood le aste fotografiche per mettere appunto i teli fotografici come sfondo per i video. C'avevo quello col ciliegio, se vi ricordate. Se trovo quel video ve lo voglio rimettere perché ero super emozionata di quel telo. E dà un senso meraviglioso, sembra veramente reale. E poi sopra ci ho messo, vabbè, si devono tenere per forza con le pinze. Una ragazza mi ha detto perché non lo spilli così non si vedono i moschettoni, ma sinceramente non lo voglio bucare, non lo voglio rovinare. Poi tra l'altro ci ho dovuto fare una modifica perché il mio set non arrivava a 3 metri, avrei dovuto comprare gli altri bastoncini per allungare il sopra, ma costavano un boato, credetemi. E quindi mia madre e mio padre sono venuti, mi hanno fatto una modifica con uno stecco, con una specie di bastoncino, me l'hanno tagliato, me l'hanno infilato dentro e non è che si tiene proprio benissimo. Quindi non lo voglio toccare, però in realtà poi è carino perché ci ho messo anche qualche festone. La mia idea era quella di metterci le lucine, però veramente ho paura che cade, quindi io credo che così sia già abbastanza d'effetto quando si entra dentro casa. Mia zia, la moglie di mio zio Carlo, si pensava che era vero. Dice bello quel camino, bello quel camino, quella parete con quel camino, ma che bello che avete fatto. Dico grazie zia, dice mamma mia, ma è di legno. Dico no zia, è un telo. Ah, è di legno, no zia, è un telo. Dice come un telo? Dico sì, è un telo fotografico. Dice ammazza bello, mi sembra una di quelle case americane. È favoloso. In realtà chi non c'ha voglia di mettere mobili, chi c'ha pareti che non vuole mettere quadri, secondo me fa un bellissimo effetto. Certo, non ho arrabattato come l'ho arrabattato io, tanto cioè per Natale. L'unica cosa, a mia madre è piaciuto pure a Stefano, che Stefano quest'anno ha voluto mettere la stella sul puntale e non l'angelo come faccio io di solito. Sapete che io ci metto sempre l'angelo. E mi ha detto, mamma, quest'anno voglio mettere la stella perché, non lo so, mi dà più di tradizione, capito? Mi ha fatto troppo ridere. Dico, va bene, amore, mettiamo sta stella, però poi sotto mi rimaneva così. Ho detto, vabbè, mo provo a zigogolà un fiocco o qualcosa del genere. Infatti poi alla fine devo dire che non è venuto male. Poi lui è felice. Tra l'altro abbiamo rimesso, non so chi se lo ricorda, le palline che avevamo fatto noi personalizzate per mio zio Carlo. E di qua c'è quella per zia magica, per ricordarli sempre con noi. Queste le avevo prese al Mauris tipo 16 anni fa, sono delle mele. Questi l'ho presi ai cinesi. Questo è il lavoretto di Bombo. Queste decorazioni le avevo prese l'altro anno e da una parte sono stata contenta di averle ritrovate quest'anno perché non me le ricordavo affatto, perché mi riempono tanto tanto.
l'albero. Comunque sono abbastanza soddisfatta e quest'anno siete rimaste tutte sciocco basite dal mio spirito natalizio. Adesso mi metto a fare questa cosa del calendario e dovrei andare su anche a lavorare, sinceramente, per voi. Ma vedete, cioè, voi credetemi, quando vi dico non c'ho tempo, qualcuno mi dice non vloggi più da quando stai in questa casa, raga. Phoebe in primis, perché mi sta dando un sacco di problemi, lo dico sempre, a prescindere dai bisognini, ma dal fatto che comunque abbaia tantissimo quando non ci sono, quando torno è un continuo portarla a spasso. Anzi, ho notato che, vi dico la verità, da quando ho rallentato si sta calmando, perché prima col fatto che la portavo molto spesso, per lei ogni secondo era in uscita. Invece devo dire che da quando la porto un pochino meno, si sta un attimo tranquillizzando. Ho detto anche su Facebook, su Instagram, che lei può uscire nel patio, ovviamente. Lei piange perché vuole uscire proprio fuori alla strada, vuole uscire in passeggiata, però lei la porta di casa, io la, adesso l'ho chiusa perché dovrei andare su a lavorare, però considerate che io la apro la mattina alle 9:30-10 quando torno e la chiudo la sera adesso alle 6 perché si accendono i termosifoni, se no la chiudevo alle 7:30 la sera. Ecco, è sempre spalancata quella porta, quindi lei entra e esce come vuole. Ci tengo a ribadirla questa cosa, però mi dà tanti problemi perché mo il vomito, mo la diarrea, mo me la sgancio ovunque e poi è il topo e poi vabbè, ogni volta c'è qualche problema, quindi arrivi a un certo punto che o fai una cosa o ne fai un'altra. Mo da stamattina sono arrivata, ho fatto la spesa, ho messo a posto, sono stata fino adesso, voi non guardate che io mo sto a parlare con voi, ma sono stata fino adesso a raccattare il vomito suo, poi ha fatto un po' di diarrea, quindi ho pulito anche quella, col tutto che stamattina è uscita, ne ha fatta così, quando sono tornata l'aveva sganciata, poi sto a fare i panni, le lavatrici, perché ho un esubero di panni che comunque in questi giorni ho mollato per stare dietro al topo, quindi mi si è accumulato una marea di cose. Mo tra l'altro le piante ho messe tutte lì, che non mi piacciono affatto, perché soprattutto quelle due sulla panca, perché non gli arriva la luce, ma poi tutte così accatastate non mi piacciono, quindi vabbè, mo sono un po' tutte ammucchiate. Vabbè, mi faccio sta cosa. 2:30, vlog editato, casa è freddissima e mi sa che porto a fare lei di nuovo una passeggiata. Che ho detto? Porto di nuovo lei a fare una passeggiata. Vabbè, ogni tanto mi si incespicano le parole. Infatti sono scesa e mi è venuta dietro. Comunque secondo me questo cane beve troppo. Secondo me sto cane beve troppo, ragazzi. Probabilmente un po' il fegato, un po' i reni, un po' di tutto, cioè qualcosa comunque che non... Anche se dalle ultime analisi lei stava benissimo, anzi ve l'avevo anche raccontato. Come la vedo in coppia? Madonna, raga, come la vedo male. Secondo me beve troppo. E per fortuna che non avevo lavato per terra, vengo di qua, vedo una macchia bagnata, dico ma che è? Mammina, mi è caduto il tè, ma non ti preoccupare, ho pulito io. Dico va bene amore, con che cosa hai pulito? Ci ho passato lo Scottex, quindi... E dico no amore, il tè non si asciuga come l'acqua, il tè devi spruzzarci un prodotto, uno sgrassatore, perché altrimenti rimane il cic e ciac. Oh mamma, non lo sapevo. Non è vero che lo sapeva, perché lo sapeva benissimo. Ovviamente non pretendevo che pulisse con lo sgrassatore, ma che mi dicesse mammina, ho messo la carta sul pavimento, però dopo mi vieni a pulire. Vabbè, allora, mi ha chiamato adesso Lillo, mi manca tantissimo. Tra l'altro sto sempre in fase sbrocco dei compiti, non so voi, ma è un continuo chiedere compiti, 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 perché i bambini non li scrivono sul diario. Io... ogni tanto mi cascano in braccia, raga, ve giuro, perché io quando ci sono stati i compiti assegnati li ho sempre trovati scritti sul diario e Stefano scrive i compiti e poi c'è scritto da svolgere per lunedì, per martedì, da consegnare per giovedì, perché la maestra so che li scrive alla lavagna e loro li riscrivono e poi a volte la maestra li scrive anche sulla classroom. Io credo che il fatto del diario, purtroppo molti bambini non lo scrivono, però non è colpa tra virgolette della maestra, perché io credo che le maestre, credo che lo facciano per responsabilizzare il bambino di ricordarsi di scrivere sul diario i compiti. Quindi vabbè, ogni volta è una cosa con questi compiti. Vabbè, sono le 6, io già ho fame. Tra l'altro Stefano mi ha fatto fare presepe pure di fuori, ma è un peccato perché non ho le luci, non ho prese di corrente fuori, quindi è completamente al buio, ma chi se ne frega, le luci ce le abbiamo in casa.
E quest'anno mi dà molta più soddisfazione perché non so se vi ricordate all'altra casa quando aprivo la porta ce l'avevo proprio davanti e poi vabbè l'avevo spostato un po' più giù, ma comunque era un po' non potevo aprire gli sportelli, ovviamente qua è tutto più carino. Preparazione cena, volevo fare il fegato alla veneziana, però a me il fegato alla veneziana piace cotto e mangiato. Quindi se lo faccio adesso che sono le 6, io poi a Stefano alle 6:30 gli dico mamma veniamo a mangiare perché io in realtà ho un po' fame, ho parecchia fame perché comunque ho mangiato a mezzogiorno e mezza oggi, quindi sono le 6 e qualcosa e la fame comincia a farsi sentire, io continuo a girarmi intorno senza sapere cosa fare perché in realtà non vorrei togliere sta roba dal tavolo perché dopo cena sinceramente mi vorrei mettere a fare un po' dei nanetti perché sono un paio di giorni che non li faccio più e poi domani vorrei provarvi a fare questo tutorial. Perché me l'avete chiesto in tantissime su Instagram. I primi vengono sempre così così, anzi, anche se voi mi avete detto che erano bellissimi, però avendo fatto tutti gli altri mi rendo conto che ci ho preso la mano. Stefano, consumi tutta l'acqua. Io che ti ho detto, saresti già dovuto uscire, però. No, abbiamo un problema Noi con le caldaie, oh mio Dio, sto al buio! Noi con le caldaie non siamo particolarmente fortunati, nel senso che non capiamo perché entra l'acqua nel termosifone, quindi acqua, aria nel termosifone, quindi quando entra l'aria la caldaia va in blocco e il problema è che Lillo mi aveva detto ricordami che prima che parto ti faccio vedere perché se va via l'acqua non si accendono i termosifoni, se blocca tutto morite di freddo. Dico sì, però dico domani mattina perché io di sera ragazzi, cioè non manna, a parte che è buio. E poi ha fatto freddo 2 o 3 sere, quindi ho detto non mi fa uscire a stare lì davanti, che poi mi moro di freddo. Cioè, no, domani mattina ricordati, invece né io né lui ci siamo ricordati. E scusate, ma Stefano mi ha interrotto. E ovviamente non mi ricordo più quello che stava a dire, mamma mia, questa cosa la odio, ragazzi, perché quante volte mi interrompe quando parlo. 7:10 e abbiamo finito di cenare. Il fegato alla veneziana era molto buona. Abbiamo mangiato presto perché io avevo fame. Secondo, perché almeno lui ha ancora un paio d'ore per giocare tranquillo. Io mi posso fare i miei nanetti con tranquillità. Mi metto qualcosa su Netflix, non di molto impegnativo, perché sto guardando Breaking Bad, di cui tutti mi hanno detto essere bellissimo. Anche i miei, però, per me è un po' lento. Cioè, io non c'ho voglia di proseguire. Quindi, boh, intanto mi metto qualcosa da buttaccio un occhio mentre faccio sti nanetti. Mamma mi ha dato un sacco di stoffe, che lei ce n'ha sempre una marea, infatti ho un bustone stracolmo qua, perché di solito cioè nel tutorial che io avevo visto c'era il metodo del calzino, quindi facilissimo, il corpo si faceva con quello, quindi era un secondo, però poi il calzino bene o male, o da tennis o da spugna, non è che ci stanno queste grandi fantasie dei calzini, e quindi avevo iniziato con qualche sciarpa, con qualche pigiamino, però ovviamente è più complicato del calzino, perché il calzino lì dentro chiudi. E quindi vabbè, insomma, voglio fare questa cosa e poi vi prometto, ve l'ho promesso, domani se ci riesco svuoto questa macchinetta, se non è domani al massimo dopodomani vi faccio il video tutorial su come li realizzo io, poi ovviamente sul web ce ne sono tantissimi. Quindi io vi saluto, vi metto anche con lo sfondo natalizio perché quest'anno lo sapete, mi sento molto natalizia, vi do un baciotto con lo schiocco e ci vediamo al prossimo video.